Il weekend della pallavolo vede protagonista il campionato di Serie B2 nazionale donne, con la 12ª ed ultima giornata della stagione regolare, con la sfida in interna della Libera Virtus Cirignola in casa contro la Megarid Napoli. Le ragazze virtusine, guidate da Michele Drago e Cosimo Di Lucia, sono reduci dalla sconfitta subita in terra campana contro la capolista Isernia con il punteggio di 3-0. Scivolata al quarto posto per le concomitanti vittorie delle altre formazioni in lotta per i playoff, ormai a meno di sorprese, la stagione si chiuderà comunque in positivo, con un quarto posto da non disprezzare e con una stagione che per la prima volta in ambito nazionale è stata positiva nonostante i tanti infortuni che l'hanno coinvolta. Per la Libera Virtus dunque la soddisfazione di chiudere, si spera, con una vittoria davanti al proprio pubblico. Il weekend della pallavolo vede anche protagonista la Serie C regionale uomini con la 13ª ed ultima giornata di ritorno della regular season 2014-2015 con la trasferta per l'Iposea Udas al terzo posto in classifica contro il Lions Bari. I ragazzi di Roberto Ferraro, dopo la bella vittoria facile ottenuta in casa contro il Lucera per 3-0, chiudono la stagione regolare con questa sfida contro una squadra che naviga nelle zone basse della classifica con 21 punti, frutto di 6 vittorie e 17 sconfitte. Dunque i biancazzurri stanno recuperando pian piano i giocatori che affronteranno dal successivo weekend la fase dei playoff, con ottavi e quarti di finale ad eliminazione diretta e semifinale e finale andata e ritorno. Impegni non facili, ma su cui la formazione udassina conta molto sulle sue capacità e anche sulla l'apporto del pubblico. Il weekend sportivo è caratterizzato anche dalla Formula 1 e dal calcio. Per la Formula 1, prima tappa in Europa del Mondiale 2015 con il Gran Premio di Barcellona sabato alle 14 ora italiana, le prove ufficiali per stabilire la griglia di partenza, con Hamilton che vuole l'ennesima pole e invece Vettel che dopo le prove libere ci ispira nella prima fila. Per il calcio, due anticipi aprono la 16ª giornata del girone di ritorno. Alle 18 Juventus e Cagliari, con i bianconeri che festeggeranno lo scudetto conquistato una settimana fa, mentre il Cagliari cerca punti salvezza importanti dopo la vittoria contro il Parma. Alle 20:45 Milan-Roma, partita fondamentale soprattutto per i giallorossi di Garcia che puntano a mantenere la leadership del secondo posto dalle insidie laziali, ed il Milan che cerca il riscatto dopo il KO di Napoli.